Buongiorno, mi chiamo Sofia Tomasoni e vengo da Bologna. Allora, venire da Bologna è un po' una limitazione per il mio sport perché non c'è il mare e per questo vengo ad allenarmi in Sardegna, a Cagliari, e sono tesserata al Windsurfing Club di Cagliari. Il mio allenatore Luca Marcis è sardo e qua mi trovo benissimo, lo spot mi piace, riesco sempre ad allenarmi e arrivare alle gare al top. Ho iniziato a fare kite perché lo faceva mio padre, mi sono subito appassionata e già da piccola mi piaceva far volare gli aquiloni sulla spiaggia e mi piace viaggiare, il kite mi porta a viaggiare, quindi è nata subito una passione che non finirà presto. Faccio kite da 4 anni e questo è il quarto anno, ma faccio regate solo da 2 anni. Allora, con il kite ho viaggiato molto, ho fatto europei, mondiali, tutto iniziato con l'europeo del 2017 d'estate, dove mi hanno convocato in nazionale per rappresentare l'Italia. Dopo ho vinto il mio primo titolo mondiale in Brasile e il mio titolo europeo ad Acla a febbraio di quest'anno e poi il mio secondo titolo mondiale in Calabria, Gizzeria, quest'anno. E sono andata in Cina, sono andata in Marocco, sono andata in un sacco di posti per il kite. Ho un ricordo del kite, risale a 8 anni fa al Marocco, che è il posto che mi porto nel cuore e che è dove ho vinto il mio titolo europeo, ad Acla, quindi tutto è iniziato lì. Però ho visto molti posti diversi. Uno che mi ha affascinato è stata la Cina, nonostante fosse un posto molto difficile e per le persone, per la cultura diversa dalla nostra, però questo è quello che mi affascina e che mi piace del viaggiare. Da grande... No, aspetta. È saltato la prima volta, vero? Si taglia, vero? Ok. Come no? Allora... E a novembre, dopo le Olimpiadi, mi trasferirò in Inghilterra. Sarà un'esperienza nuova, una decisione che è stata molto difficile per me, che però ho fatto per garantirmi un futuro migliore nella mia vita lavorativa, perché voglio studiare le lingue, voglio viaggiare il mondo e lavorare nel mondo del business e del marketing. Per ora questa è la mia strada, continuerò a fare l'atleta e questo sempre, fin quando il mio corpo me lo permetterà e basta. Ma quanto sono British! Brava!